Ciao amici, buongiorno e bentornati su Target Fun. Ormai la mia promille è settata a dovere, tutte le parti customizzate, non sbaglia più un colpo. Sento quindi la necessità di avere un bullet feeder automatico, ovvero un sistema per inserire palle sul sitter, sul terzo die, in maniera automatica, in modo che risultino sempre perfettamente allineate, che non ci sia bisogno di metterle manualmente, e che non mi facciano toccare piombo sulle palle in piombo nudo e tutta una serie di altri motivi utili. Purtroppo però per la Pro 1000, che ha solo tre die, non si può usare un die dropper perché non ha un numero di stazioni sufficiente. La soluzione proposta da lì è questo bullet feeder, che a me in realtà non è mai piaciuto più di tanto, ma di cui oggi faremo l'unboxing e andremo poi a fare qualche prova e il montaggio sulla Pro 1000. Vedete, si tratta di un aggeggio esterno che viene montato sul terzo die, quindi non occupa una delle stazioni della pressa, ma lavora esternamente alla torretta, con un sistema di rimando che poi farà andare a scorrere la pinzetta per posizionare le palle. Nella confezione è presente il tubo per le palle piccole e per le palle più grandi, e è compreso il bullet feeder vero e proprio, ed è compreso la sticciola, la staffa per permettere il corretto movimento delle pinzette durante l'utilizzo, oltre ovviamente alle istruzioni, in questo caso in inglese. Nelle istruzioni vediamo subito che esistono varie versioni in base al calibro, e per il 9 mm vedete ne esistono ben tre tipi differenti, perché quello che cambia è l'altezza di questo spazio che posiziona le palle. Quindi per le palle leggere, piccoline, quelle da 115, bisognerà usare il numero 2, per le classiche palle da 124 grani si userà il numero 3, e per quelle un pochino più grandi andrà usato il numero 4, quindi varierà l'altezza. Di base io ho preso quello per le palle leggere, e di conseguenza ho poi preso un kit aggiuntivo per una misura da 47-60, quindi un pochino più lunga, che va bene per i 124 grani, da poter sostituire al body originale secondo l'occorrenza. Nelle istruzioni, oltre appunto alla compatibilità, che peraltro se andate a comprare questo accessorio vi consiglio di verificare bene prima, di evitare di pigliare il kit sbagliato, perché ce n'è per ogni calibro e differenti misure, c'è la nota importante di usare i die della Lee, perché un differente sitter potrebbe avere altezze diverse, quindi potrebbe essere incompatibile con questo accessorio. Ci sono tutti i tipi di kit utilizzabili, e le istruzioni di setup per le varie prese della Lee, in particolare per l'Autobreech Lock Pro, per la Loadmaster, e quello poi che servirà a me per la Pro 1000. Una nota interessante è che per le presse precedenti al 1992 il carrier non prevedeva due fori, quindi il montaggio della staffetta del bullet feeder non è possibile, quindi in quel caso bisognerà comprare un nuovo carrier. Ora, nel mio caso, quindi non andrò a preoccuparmene, in quanto avevo già sostituito il carrier in realtà tempo fa per la normale manutenzione. Quindi poi sarà da fare attenzione a quali fori verranno utilizzati per la Pro 1000, e il montaggio quindi dovrebbe essere abbastanza lineare. Non mi aspetto quindi particolari problemi, o almeno per il montaggio, quindi una volta montato poi andremo a fare tutte le dovute prove, e nel caso trovassimo qualche problema faremo riferimento poi alla sezione di troubleshooting, in cui sono elencati un po' dei problemi che possono essere riscontrati. Ok, diamo via tutto per ora, allora, e dedichiamoci al montaggio. Ok, nel kit che ho preso io, quindi quello con il numero 2, in realtà le palle da 124 grani, vedete, non vanno bene perché la pinzetta non riesce a estrarle in quanto sono troppo alte per il body che è inserito. Quindi per le palle da 124 grani, questa qua, ho preso un kit aggiuntivo che è quello numero 3, da 0,47 a 0,60, che dovrebbe andare bene per le palle da 124, che contiene nello specifico un paio di pinzette aggiuntive e il body, che è quello che mi interessa, della misura adatta alle palle da 124.
Vedete? Questo è perfettamente in misura. Quindi andrò a sostituire come prima cosa il body corretto dentro al die. Pinzette sono uguali, quindi me le tengo. Andrò a cambiare soltanto il body, che immagino possa essere cambiato in questa maniera. Va comunque smontata la pinzetta. Ok, è arrivato a fine corso, te l'ho rimontato, quindi è libero di scorrere. Va bene, ho montato il die corretto. Andiamo a rimontare questo pezzo. Mette due mollette all'interno e poi, occhio alla guarnizione, andiamo a rimontare la parte che sostiene il tubo. E quindi, una volta rimontato il tutto, vedete adesso dentro il body per le palle da 124 grani, quelle più lunghe, quindi quando la palla si posiziona la pinzetta sarà in grado di portarla fuori correttamente, perché riuscirà a scorrere all'interno della fessura. Perfetto. Adesso andiamo a vedere come montarlo sulla pressa. Ok, come prima cosa andiamo a fissare la staffetta mettendola sotto il carrier e avvitandolo poi con la vite in dotazione. Notate che il foro per questa vite non è presente nei carrier precedenti al 1992, per cui nel caso, per le presse più vecchie, andrà cambiato il carrier, che non è compatibile altrimenti con il bullet feeder della Lee. Ma in questo caso il carrier è già quello adatto, quindi si posiziona sotto seguendo l'arco del carrier e si avvita qua sopra, e poi, come da istruzione, devo infilare una lastina in questo foro. Quindi inseriamo la lastina nel terzo foro come richiesto, andiamo a posizionare correttamente il tutto nel secondo foro, puntiamo un attimo il die per non far scivolare tutto quanto. Adesso abbiamo posato sul secondo foro il perno, vedete? Ok, adesso ho montato il tutto, devo dire dopo non poche difficoltà, perché tarare il die con l'altezza giusta con questo aggeggio appeso non è esattamente comodo. Infatti al posto del dado della Lee ho sostituito con questo dado a vite, in modo che sia più facile fissarlo. Vedete, c'è una piccola brugolina per fissarlo una volta trovata la posizione. Un'altra cosa che ho scoperto è che il mio spingibossoli non andava bene, perché la pinzetta toccava tra il die e lo spingibossoli, di conseguenza ho dovuto utilizzare questo leggermente più corto, fatto apposta, diciamo così, in modo che durante il movimento non ci siano, vedete, non tocchi e vada esattamente a filo. Quindi, come vedete, adesso la pinzetta si muove correttamente e ad ogni passaggio si prende la palla, una volta che verrà messa ovviamente, portandola sotto al die in modo che possa essere schiacciata tramite il bossolo. Quindi direi che adesso funziona abbastanza bene. Un'altra difficoltà che ho avuto è stata questa sticciola, che deve essere perfettamente verticale e quindi bisogna trovare un po' il gioco. Quindi suggerisco, prima di stringere il bullet feeder al die, lasciatelo girare a vuoto un attimino per trovare la corretta posizione. Se questa sticciola dovesse uscire, probabilmente non è messo nella posizione corretta. Un'altra cosa a cui dovete fare attenzione è che questa parte sia ben stabile, perché se questa si smolla tutto si muove e quindi poi esce questa staffetta, il movimento non viene riportato correttamente. Ok, una volta che tutto è settato correttamente, comunque il bullet feeder fa il suo dovere posizionandosi in maniera opportuna ad ogni passaggio, quindi fate qualche passaggio a vuoto per vedere che tutto funzioni correttamente e poi procedete mettendo il serbatoio delle palle e facendo qualche prova.
In dotazione viene dato questo tubo che però vedete ci balla un po', che è quello per le palle più grandi, anche se essendo questo die apposta per le palle da 3,56 sarà sempre troppo grosso. E poi mi è dato un ulteriore tubicino che va infilato dentro come adattatore per poi ospitare le palle. Questa soluzione devo dire non è bellissima e anche come tubo esterno in realtà quello universale della leva è molto meglio. Direi che io vado a rimuovere questi tubi per posizionare quello universale della leva, quello che c'è insieme al bullet feeder. Vedete, questo c'entra esattamente in misura, così rimane un attimino più stabile. E all'interno di questo, a questo punto, potremo andare a posizionare il tubicino più piccolo. Ecco qua. Non che mi piaccia tantissimo, penso che questa cosa andrò a sostituirla con un acrilico da 14-11, però poi ci penseremo. Comunque, per ora questa è la soluzione, diciamo, proposta da lì. Ok, a questo punto ho caricato la polvere, ho caricato gli inneschi, andrò a inserire le mie palle nel bullet feeder. In particolare io adesso sto usando delle Tecno Bullet Colored, che devo dire, in realtà ho già provato ovviamente, e funzionano abbastanza bene, sebbene qualche volta le colored vadano a incepparsi. Vuol dire che con le ramate funziona tutto molto meglio, però adesso io sto provando queste, per cui queste voglio andare a verificare. Ok, a questo punto è tutto carico, la polvere c'è, le palle, il serbatoio delle palle è pieno, possoli ci sono, inneschi ci sono. E ho sostituito appunto lo spingibossoli custom e utilizzo il serbatoio lineare. Con questo dovrei andare piuttosto bene, quindi facciamo qualche prova. Vedete, quindi la palla è inserita, la pinzetta l'ha presa, quindi muovendo il serbatoio la palla viene portata sotto al die e rilasciata. Adesso non c'è il bossolo e la palla quindi viene persa, e questo è il primo difetto. Se non hai il bossolo, in realtà ti fa cascare le palle nel vero senso della parola. Quindi andiamo a fare un paio di cicli, inneschiamo il primo bossolo, abbiamo perso un'altra palla nel frattempo, mettiamo la polvere, prendiamo un'altra palla e adesso finalmente abbiamo tutto carico, i bossoli inseriti. Quindi il primo bossolo innescato, e da adesso in poi dovrebbe riuscire a produrre un colpo ad ogni passaggio senza più bisogno di inserire manualmente le palle. Ecco qua. Vedete, qua una palla si è incastrata, quindi non sta scendendo correttamente. Penso che il problema sia o la dimensione del tubo o il fatto che siano colored, e quindi questo mi costringe comunque a inserire una palla manualmente. Ok, dopo qualche prova ho capito perché le palle si incastrano e non scendono bene, almeno quelle di vernice, mentre quelle in ramate scendono bene. E questo accade perché il profilo, vedete, questo profilo qua da dove scende la palla è molto preciso e netto, quasi tagliente, quindi se la palla non scende perfettamente in asse ma si piega leggermente, viene di fatto fermata perché il profilo, essendo così tagliente, di fatto si incastra sulla palla. Per cui, per risolvere questo problema, ho semplicemente arrotondato leggermente con un po' di carta vetrata, ma veramente un minimo, il punto dove potrebbe toccare. Vedete, così, giusto per togliere quel minimo di bava che potrebbe esserci, o quel filo tagliente. Questo probabilmente con l'utilizzo già va a posto da solo, però siccome io mi trovo a dover utilizzare da subito con le palle verniciate, non con le ramate, preferisco dargli subito una sistemata e non ci penso più. Quindi, fatto questo, mi aspetto che scendano in maniera molto più fluida anche con le verniciate. Perfetto. Okay, poi l'altra cosa che ho fatto è sostituire i due tubicini traballanti con uno solo in plexiglass un pochino più spesso, del diametro giusto delle palle, in modo insomma da avere una struttura un po' più stabile e anche un pochino più lunga. Questo è da 50 cm, quindi ci sta qualche palla in più. Quindi adesso che è tutto a posto, andiamo a fare qualche prova
e vediamo se con la nuova configurazione tutto funziona o se hanno ancora degli inceppamenti. Ok, quindi adesso è tutto carico. Andiamo a vedere. Prima palla. Adesso il mettipalla funziona a dovere, come vedete riusciamo anche ad avere un discreto ritmo, quindi direi con queste due piccole trovate abbiamo risolto il problema dello scorrimento delle palle dentro al mettipalla. Devo dire che a patto di avere tutti i serbatoi carichi, poi la velocità di esecuzione senza dover mettere le palle a mano è notevole. Notate però che adesso sono finiti i bossoli. Se non abbiamo più bossoli, vedete la palla viene avanti e quando poi torna indietro, di fatto viene espulsa perché la posizione della palla è già occupata da un'altra palla e questa è una bella noia, perché quando finito i bossoli ogni volta che faccio così mi trovo una palla che cade e questo è un problema che andrebbe risolto. Detto ciò, volevo anche farvi notare che ho provato delle nuove palle, delle pallette di tipo Colored e in particolare le Tecno Ballet, di cui devo dire sono abbastanza soddisfatto perché hanno un rivestimento sufficientemente duro da poter essere ricaricate in maniera semplice, praticamente come delle ramate. Io ho preso 124 grani 356, ma devo dire che probabilmente per la mia arma le 355 sarebbero state ancora meglio, quindi probabilmente farò una prova anche con quelle. Mi risultano anche abbastanza precise e soprattutto appunto intercambiabili con le ramate in maniera abbastanza semplice. L'unica pecca ovviamente è che sporcano di più la canna, anche perché poi ho preso 3,56, quindi comunque c'è un attrito maggiore, però non sono male, devo dire, fra quelle che ho provato, queste mi piacciono, quindi penso che continuerò a provarle, magari in maniera cercando di fare poi delle munizioni un pochino più accurate e adatte poi alla mia arma, quindi vi farò sapere. Ok, quindi in conclusione possiamo dire che il sistema con il bullet feeder automatico della Lee, pur non essendo la soluzione migliore in senso assoluto, comunque fa il suo lavoro. Abbiamo avuto qualche problema con l'alimentazione delle palle verniciate rispetto a quelle ramate, problema che è stato risolto limando leggermente la bava intorno al foro di uscita delle palle che le trattenevano, essendo piuttosto tagliente, almeno una versione nuova, cosa che probabilmente con l'utilizzo andrebbe a risolversi da sola. Abbiamo dovuto sostituire lo spingibossoli in modo che l'espulsore bossoli maggiorato in modo che non toccasse sul die, e abbiamo sostituito anche il tubo con un tubo in plexiglass in modo che rimanga un pochino più stabile e possa raccogliere qualche palletta in più. In generale, però, una volta settato tutto, abbiamo visto che il ritmo di produzione delle cartucce in questa maniera è decisamente elevato e velocizza parecchio tutto quanto. Per contro, quando finiscono i bossoli, non c'è nessun sistema di isolamento della palla in eccesso, che quindi viene fatta cadere senza controllo, cosa che andremo poi a questo punto in futuro a sistemare con qualche soluzione custom che andremo a inventarci. Quindi rimanete collegati e vedremo in futuro come migliorare ulteriormente questo sistema. Grazie a tutti e alla prossima.